comincio manifestando il mio consenso alla registrazione, e così la registrazione viene avviata con il consenso, e comincio subito a diciamo così, parlare e presentare l'argomento. Devo dire che cercare di parlare un pochettino adesso della dialettica, anche scegliendo nel Medioevo, poi scegliendo la parte finale, comunque anche il tardo Medioevo, all'incirca in un'ora, poco meno, è un'impresa disperata, cioè non è possibile parlarne né adeguatamente e neanche direi per sommi capi. Si possono solo illustrare, penso, alcuni aspetti, quelli più significativi, che ci possono permettere di comprendere che cosa sia la logica, perché poi dietro il termine dialettica nel tardo medioevo si nasconde la logica tardo medievale. Questo ha anche un senso, cioè perché parlare, visto che il Medioevo è un periodo di circa 1000 anni, perché parlare del tardo Medioevo, diciamo gli ultimi 250 anni, dal 1200 al 1450 circa, perché parlare di questo periodo e non sceglierne altri, ma perché è il periodo, direi, sia dal punto di vista della filosofia in generale che dal punto di vista della storia della logica, è il periodo più interessante. E anche perché probabilmente è di tutto il Medioevo il periodo nel quale sono state portate delle novità, che sono delle novità peculiari della logica medievale. Cioè, se c'è un contributo, diciamo così, che il Medioevo ha dato, un contributo molto particolare che il Medioevo ha dato alla storia della logica o alla logica, è sicuramente nel tardo Medioevo la teoria che va sotto il nome generale di proprietates terminorum, cioè ed è una teoria generale di mettiamola così, che riguarda più che la logica come la intendiamo noi, cioè piuttosto che la logica formale, come la logica, come la disciplina logica viene intesa oggi o comunque a partire da Frege in poi, è più che altro un'indagine, sono teorie di natura semantica. Allora direi che se c'è una cosa che va notata per prima e che è importante sottolineare per qualificare il contributo del tardo Medioevo alla logica, direi che questo contributo si caratterizza piuttosto per essere un contributo relativo piuttosto all'indagine semantica che alla logica formale. Quindi non si tratta tanto di aver avuto dei contributi interessanti per quello che riguarda la dimostrazione, la teoria della dimostrazione, quindi il sillogismo in tutte le sue varie declinazioni, quanto piuttosto di vedere che cosa è stato detto di nuovo a proposito della semantica. Ora, do per scontato che, diciamo così, tutto l'uditorio abbia un'idea abbastanza precisa di cosa sia la logica formale, di cosa sia la semantica. Nel caso non sia così, proprio a livello di formulette, diciamo che la logica formale è la logica che si è sviluppata a partire dal, diciamo così, c'è una data di inizio, il 1879, cioè quando viene viene pubblicata l'ideografia, la Begriffsschrift di Frege, che implica una svolta nel modo di affrontare i problemi della dimostrazione. Ed è una svolta nel linguaggio, ed è anche una svolta nel modo di intendere la dimostrazione, la correttezza delle dimostrazioni e la logica. Formale perché, mentre ancora la logica, mettiamo così, la sillogistica aristotelica, poi la logica, la sillogistica medievale, viene sviluppata all'interno di quello che possiamo vedere semplicemente come un quartiere di quell'enorme città tentacolare che è il linguaggio comune, perché insomma si tratta di un linguaggio comune tecnicizzato, quello che utilizzano sia Aristotele che i medievali quando parlano di logica, e invece la logica formale, quella che si sviluppa a partire da Frege, crea un suo linguaggio, crea un linguaggio ad hoc, che è un linguaggio che dovrebbe evitare completamente qualsiasi forma di ambiguità e che ha altre caratteristiche, che viene, come dire, formalizzato anche perché era un linguaggio
perlomeno quando Frege lo crea, particolare che doveva servire per costruire una dimostrazione dei fondamenti dell'aritmetica. Quindi si tratta di un linguaggio che viene formalizzato e che serve per parlare di un altro linguaggio estremamente formale e astratto, cioè il linguaggio della matematica. Quindi è un'altra cosa rispetto invece alla logica alla sillogistica aristotelica e quella dei medievali. Però quello che è il vero contributo, dicevo, del tardo medioevo è che all'interno di questo problema generale di costruire delle dimostrazioni, eccetera, ci si occupa del linguaggio, cioè si occupa di semantica, e cioè specificamente ci si occupa di chiarire quali rapporti sussistono tra il linguaggio e il mondo. Questo chiarimento dei rapporti tra linguaggio e mondo, diciamo così, è la semantica. Stiamo parlando, voglio dire, parlo in termini molto generali e volutamente approssimativi, perché se dovessimo poi scendere nei particolari e volessimo forse provare a essere più tecnici, dovremmo impelagarci in una serie di distinzioni, sottodistinzioni, chiarimenti di sfumature differenti che ci porterebbero lontano e poi mancherebbero di un fuoco centrale. Allora, vediamo così, i medievali cominciano, si occupano di logica, ma all'interno della logica di quella che era la dialettica della tarda antichità, vanno a occuparsi di semantica. Se noi ci chiediamo, ma perché questi finiscono con l'occuparsi di semantica? Perché è questo che attrae loro l'attenzione? È per un motivo molto semplice, e cioè che i testi base che venivano studiati quando si studiava dialettica all'interno delle arti liberali, sono rappresentati da alcuni testi aristotelici, dall'Isagoge e di Porfirio, che sono testi che in qualche modo trattano di semantica e paradossalmente di, diciamo così genericamente, metafisica, perché ci parlano piuttosto di come è fatto il mondo, di quali sono gli elementi costitutivi ultimi della realtà metafisica del mondo e di come il linguaggio si rapporta al mondo e a questi elementi ultimi costitutivi della realtà, ce li significa e ci permette, e questa è la cosa importante, ci permette di afferrare il mondo e di poterne parlare adeguatamente, il che tra l'altro poi permette un'altra cosa estremamente importante, cioè interagire col mondo. Una volta che noi comprendiamo il mondo, possiamo riferirci ad esso e possiamo farlo all'interno di un linguaggio che comunque, pur non essendo formalizzato, è un linguaggio tecnico, bene, noi siamo in grado di poi interagire correttamente con il mondo. Allora, i testi che venivano studiati nell'Ars Vetus, all'interno della dialettica intesa come una delle discipline, no? Una delle tre discipline del trivio, e sono per l'appunto i testi che vanno, una serie di testi che vanno sotto il nome complessivo di Ars Vetus, perché sono stati studiati lungo tutto il Medioevo, cioè quindi a partire dalla tarda antichità fino ad arrivare al tardo Medioevo, a differenza di altri testi aristotelici, che sono quelli dove Aristotele sviluppa poi propriamente una teoria logica in senso moderno, che vanno sotto il nome di Ars o Logica Nova. Perché? Perché a questi testi si è avuto accesso più tardi, diciamo nel XII secolo. Quali sono quindi questo nucleo di testi che rappresenta la base degli studi logici dei medievali? Sono l'Isagoge di Porfirio, che viene rivista come testo introduttivo, e poi le categorie e il De Interpretazione di Aristotele, e poi verrà aggiunto poi il Liber Sex Principiorum, che viene visto come un completamento delle categorie aristoteliche. Questi testi rappresentano quindi il cuore vero e proprio della logica medievale. A questo cuore si aggiunge poi, diciamo così,
o intorno a questo cuore cresce poi tutto il corpo della logica medievale, nel tardo medioevo, che è dato dalle opere di Aristotele che verranno tradotte successivamente, perché i nostri cari amici medievali hanno lo stesso difetto degli americani e degli anglosassoni in genere, cioè non studiano le lingue, non hanno interesse per le lingue che non siano il latino, quindi non conoscono il greco, non conoscono l'arabo, non conoscono l'ebraico, hanno bisogno che i testi in altre lingue vengano tradotti in latino, quindi che i testi aristotelici vengano tradotti in latino prima di poterli studiare, di poterli, diciamo così, metabolizzare, di potersene impadronire. Quindi quando queste traduzioni sono state fatte, beh, allora certi testi aristotelici sono stati studiati. Quindi, diciamo così, successivamente alla tradizione dell'Ars Vetus si aggiunge la logica nuova e quindi vengono studiate anche le opere, diciamo così, della sillogistica aristotelica, cioè gli analitici primi, dove le teorie sillogistiche vere e proprie vengono sviluppate. Poi, diciamo così, il sillogismo serve per costruire come devono essere strutturate le conoscenze scientifiche, quindi la metodologia della scienza e com'è che soprattutto si espone e si strutturano le conoscenze scientifiche, gli analitici secondi, e poi va bene anche i topici e gli elenchi sofistici. Poi, allora, devo dire per completezza, io ho scelto di parlarvi solo di questo, poi ci sono altri aspetti della logica medievale che meritano di essere e che sono anch'essi specifici del Medioevo, però le conseguenze, le obbligazioni, sì, sofismata, eccetera. Però su questi, che veramente sono aspetti che richiedono conoscenze tecniche piuttosto avanzate, piuttosto precise, cioè che è impossibile dare in una conferenza, bisogna assolutamente sorvolare e lo so, se qualcuno di voi avrà interesse farà tutto un corso sulla logica medievale, allora ci sarà posto anche per queste cose. Però qui diciamo concentriamo solo su questo, anche perché cioè nel fare questo io mi sono ispirato anche a quella che è la locandina, dunque vediamo un po', perché l'avevo visto avere il sito della locandina, la locandina del seminario di oggi, perché la locandina del seminario di oggi, la logica filosofica nel tardo medioevo, ci presenta l'albero di Porfirio, quindi, come dire, il sunto grafico del cuore della teoria Porfirio sviluppa ed espone nell'Isagoge. L'Isagoge è un testo che serve di introduzione alle categorie. Le categorie sono il primo testo di logica. Allora, va detto a questo punto perché le categorie sono il primo testo di logica, perché c'è una mentalità elementarizzante che è tipica dei medievali a proposito della logica, e cioè c'è questo. Allora, la logica si occupa del ragionamento corretto. Allora, la logica ci insegna a ragionare correttamente. Occam nella sua Summa Logice lo dice chiaramente, no, perché la logica ci deve insegnare a ragionare correttamente, a non commettere errori e a trovare, scoprire gli errori degli altri nel ragionamento. Ora, però, allora, lo strumento principale della logica, come si struttura un ragionamento, è dato dal sillogismo. Quindi, un insieme di tre proposizioni che sono concatenate l'una con l'altra. Le prime due fungono da premesse e la terza proposizione, la conclusione, deriva necessariamente da queste premesse. Il sillogismo si occupa di spiegarci i legami formali tra le proposizioni, quindi tra le due proposizioni che fungono da premesse e la proposizione che funge da conclusione, spiegandoci perché necessariamente, date certe premesse, segua quella conclusione. La conclusione non fa altro, quindi, che esplicitare un qualcosa che, in un certo senso, è già precontenuto nelle premesse, però è contenuto in maniera puramente implicita, ed è necessario esplicitarlo. Quindi il sillogismo ci aiuta a fare questo. Ora, il sillogismo consta di quindi tre proposizioni. Questo significa che
c'è qualcosa di più basilare del sillogismo, che è la proposizione. Secondo la mentalità elementarizzante dei medievali, questo significa che noi abbiamo necessità di conoscere prima come funzionano le proposizioni e quindi avere una teoria sulle proposizioni, piuttosto che partire direttamente dal sillogismo. Quindi se noi vogliamo arrivare al sillogismo, dobbiamo prima comprenderne gli elementi. Da che cosa è formato un sillogismo? Dobbiamo capire da cosa è formato un sillogismo e quindi dalle proposizioni, capire come sono fatte le proposizioni, come funzionano e come si rapportano tra di loro. Se noi sappiamo questo, poi possiamo costruire la teoria sillogistica. Però, allora diciamo, è il testo deputato a parlarci delle proposizioni e dei rapporti che fungono, che vigono tra le varie proposizioni che si possono costruire, che tipi di proposizioni possiamo avere, come possiamo classificare formalmente, cioè a prescindere dal contenuto informativo che ciascuna proposizione veicola, ma semplicemente ragionando sulla struttura della proposizione. Allora, se noi vogliamo capire come funzionano queste cose, dobbiamo rivolgerci ad un testo aristotelico che è il De Interpretazione. Ma se noi quindi dal sillogismo scendiamo alla proposizione, perché è qualcosa di più basilare, e andiamo a vedere e analizziamo la proposizione, non dimentichiamo che la forma standard di una proposizione per un medievale di quell'epoca è una proposizione formata da un soggetto, la copula e il predicato. E anche proposizioni che non hanno grammaticalmente questa forma vengono ridotte con i dovuti accorgimenti a questa forma logica. L'enunciato, no? Diciamo la proposizione, Conti parla, viene ritradotto, riscritto, cioè riportato a una forma logica che è Conti, quindi il soggetto, la copula e poi il predicato parlante. Socrate corre, diventa Socrate e corrente e così via. Perché la forma tipica della proposizione deve essere data da soggetto, copula, predicato. Allora, questo significa che la proposizione non è qualcosa di unitario, è qualcosa certamente di più semplice rispetto al sillogismo, ma non è in se stesso qualcosa di unitario e di assolutamente semplice, perché ci sono i componenti della proposizione e in particolare i componenti della proposizione sono i termini che fungono da soggetto e da predicato nella proposizione. Allora, prima ancora di capire come funzionano, come sono fatte, come è possibile raggruppare le proposizioni, considerate nella loro forma standard, logica, nella loro struttura logica, dobbiamo preoccuparci di capire cosa sono i termini del linguaggio, come funzionano, perché questa conoscenza sarà viene presupposta dalla conoscenza che riguarda la proposizione. Noi non possiamo conoscere adeguatamente e costruire un sapere sulle proposizioni se prima non abbiamo un sapere, una conoscenza adeguata di cosa sono e come funzionano i termini che compongono la proposizione. Ed ecco quindi l'importanza delle categorie, che sono il primo testo che deve essere studiato, perché le categorie, nel modo in cui i medievali interpretano le categorie, si occupano comunque dei termini. E poi, a seconda che ci sia una certa interpretazione delle categorie o un'altra, si occupano dei termini semplici, cioè nomi e aggettivi, per usare una questione grammaticale, cioè quindi nomi e aggettivi, e poi si occupano quindi dei termini e per alcuni anche delle cose alle quali i termini rinviano. E questi saranno i realisti, quelli che hanno un'interpretazione o daranno una lettura realista delle categorie. Altri, che arrivano piuttosto tardi, poi alla fine, nel XIV secolo, i nominalisti, a partire da Occam in poi, riferiranno invece che le categorie si occupano solo di termini e non anche delle cose che sono significate, o meglio, diciamo così, delle cose alle quali i termini si riferiscono. L'Isagoge è il testo che viene studiato per primo, però
cioè prima ancora delle categorie, perché se le categorie sono il testo numero uno, le isagoghe sono il testo numero zero, perché? Perché rappresentano per i medievali una introduzione, isagoghe, alle categorie stesse. Quindi si parte dalle categorie e prima ancora da una introduzione alle categorie. Quindi c'è un'introduzione alle categorie, l'isagoge di Porfirio, le categorie, il de interpretazione. A questo punto, diciamo, sappiamo, siamo in grado di sapere tutto sulla proposizione e possiamo passare alla logica nova che ci spiega invece come dalle proposizioni arriviamo ai sillogismi, come dobbiamo costruire i sillogismi, quali sono le dimostrazioni corrette, quali sono quelle non corrette, quali sono le dimostrazioni apodittiche, quali sono quelle dialettiche, nel senso che non sappiamo se le premesse sono vere o no, eccetera. Perché non dimentichiamo questo, il sillogismo non garantisce la verità della conclusione in assoluto, garantisce soltanto la verità della conclusione a partire dalla verità delle premesse, perché quello che il sillogismo garantisce e che quindi lo studio della logica garantisce è che la conclusione deriva necessariamente, per necessità logica, dalle premesse. Però se poi le premesse sono false entrambe o c'è una premessa falsa, questo inficia la verità della conclusione, ma non inficia la correttezza del ragionamento. Quindi la sillogistica si basa ed è una disciplina che ci permette di comprendere la correttezza dei ragionamenti. Questo però non è ancora sufficiente a garantirci che le conclusioni alle quali arriviamo con i nostri ragionamenti siano vere. Da questo punto di vista, scusate un attimo, dunque, da questo punto di vista, paradossalmente, le categorie, prima il d'interpretazione, ma più ancora le categorie, e diciamo quel complemento delle categorie che è l'isagoge, ci aiutano di più a comprendere se una proposizione è vera oppure no, perché le categorie ci parlano di come i termini si riferiscono alle cose che ci sono nel mondo e quindi dal momento che è questo rapporto che collega termini semplici, elementari, non aggettivi, alle cose del mondo che garantisce la presa sulla realtà che ha il linguaggio, e allora è qui che noi possiamo capire meglio e possiamo farci un'idea sulla verità o no delle premesse. Quindi, paradossalmente, il sillogismo espone una teoria astratta della dimostrazione, che garantisce soltanto la correttezza della dimostrazione, quindi il fatto che la conseguenza segue necessariamente di necessità logica dalle premesse. Però se poi vogliamo capire qualcosa su come se una proposizione è vero o no, perché è necessario che le premesse siano vere perché sia vera anche la conclusione, dobbiamo piuttosto studiare come funzionano le preposizioni e per capire come funzionano le proposizioni dobbiamo sapere come funzionano i termini che le compongono, perché sono i termini che le compongono che ci consentono di riferirci e quindi di toccare e afferrare la realtà. Credo che questo punto debba essere ben chiaro ed è il punto dal quale adesso dobbiamo partire per capire qual è il contributo sulla questa teoria delle proprietates terminorum che il tardo medioevo offre alla logica, o meglio alla semantica, perché è un contributo di natura semantica. Abbiamo detto è molto importante capire come funziona, e allora ecco che questo rapporto tra termini del linguaggio e realtà, che è un rapporto ovviamente problematico, viene, come dire, approfondito proprio dagli autori medievali in questo periodo. E in particolare, che cosa viene fatto? Allora, dobbiamo capire innanzitutto
una cosa che va premessa perché ci aiuta a capire un pochettino come ragionano i medievali e com'è che vanno diciamo così a sviluppare una teoria come quella della supposizione. Quella che vi faccio è una ricostruzione più filosofica che storica, perché altrimenti bisognerebbe risalire anche al già al XII secolo e parlare di teologia e di problemi teologici rispetto ai quali cominciano ad elaborarsi delle teorie sul linguaggio sempre più approfondite, sempre più sofisticate, che poi culmineranno alla fine del XIII, cioè nella seconda metà del XIII e nel XIV secolo, in quelle che sono, diciamo, nella logica terministica e in quelle che sono le teorie logico-semantiche del tardo Medioevo. Ora, vi dicevo, qual è la cosa che noi dobbiamo tenere presente? Che la semantica, cioè capire come i termini si riferiscono alle cose, ci serve per capire se una proposizione è vera o falsa. Quindi ciò da cui dobbiamo partire è la verità, è una teoria sulla verità delle proposizioni. A partire da questa, noi vedremo i medievali svilupperanno delle teorie su come i termini che compaiono nella proposizione come soggetto e come predicato, cioè quelli che loro chiamano gli estremi della proposizione, si riferiscono alle cose. È ovvio che da questo punto di vista la cosa più importante, ciò che noi dobbiamo avere ben chiaro per capire qualcosa sulla verità di una proposizione, è capire a quali entità si riferisca il termine che funge da soggetto nella proposizione stessa. Perché se noi non capiamo di che cosa stiamo parlando, a quali oggetti della realtà ci riferiamo, non possiamo capire, per così dire, se la proposizione è vera o falsa. Allora, prima di tutto bisogna capire il senso della proposizione, che cosa ci dice la proposizione. Poi, per vedere se la proposizione è vera, dobbiamo cercare di comprendere, ma di che cosa ci parla la proposizione? Se ci parla di cose che sono, queste cose che sono, che natura hanno? Potrebbe anche parlarci di cose che non sono. Cesare è stato ucciso nelle Idi di marzo del 44 avanti Cristo. Bene, domanda, di chi stiamo parlando? Quindi il soggetto, quindi l'entità alla quale il soggetto della proposizione si riferisce, qual è? Cesare. Non è un esistente Cesare. Però a quale condizioni una proposizione di questo tipo è vera o no? Questi sono i problemi che, diciamo così, i logici medievali si pongono. Sono problemi di natura semantica più che di natura logica in senso stretto. Ma sono problemi, badate bene, che è necessario porsi se si vuole anche costruire poi un linguaggio formale che ci deve servire per la dimostrazione persino dei fondamenti della matematica, come ha fatto Frege. Perché è vero che Frege nel 1879 ha scritto l'Idiografia, ma dopo tutti i contributi, diciamo fino al 1903 perlomeno, i contributi principali riguardano la semantica del linguaggio, senso e significato, sinum bedeutung e cose del genere. Cioè, poi diventava importante e decisivo anche per Frege, quindi anche in quel tipo di prospettiva riuscire a capire ma di che cosa stiamo parlando e a quali condizioni ciò che diciamo intorno a questi oggetti della realtà, a quali condizioni l'enunciato che ne parla è vero oppure no. Quindi i medievali tendono a sviluppare in questo periodo proprio in una forma, direi, tecnica e quindi in maniera rigorosa una teoria su questo. Ora, perché è così anche importante per loro svilupparla? Perché, diciamo così, i medievali a questo punto, gli autori, diciamo i logici medievali, i logici tardo medievali, si rendono ben conto, con una consapevolezza maggiore di quella che c'era stata in precedenza, che il linguaggio, per loro, vedete, si tratta sempre del linguaggio quotidiano, che viene sì tecnicizzato e diventa il linguaggio della filosofia, il linguaggio della logica, però è il linguaggio quotidiano
tecnicizzato, non è un altro linguaggio, non è un linguaggio formale come farà Frege, che il linguaggio è fatto in maniera tale da permetterci di fare discorsi o affermazioni significative su cose molto differenti tra loro. La prima cosa che colpisce questi autori è che il linguaggio, lo stesso linguaggio, gli stessi termini, ci possono servire per parlare di cose molto differenti tra loro. Allora, ad esempio, i termini normalmente ci servono per parlare delle cose che stanno fuori di noi nel mondo. Allora, il bicchiere di plastica, il bicchiere è verde. Allora, questo è un enunciato che riguarda che cosa? Un bicchiere, un oggetto nel mondo. Questo è un oggetto sensibile, eccetera. E questo significa che il termine bicchiere in questo enunciato, perché teniamo presente questo, tutti i termini, come le proposizioni, sono segni, cioè sono delle entità, delle realtà, che però sono fatte per rinviare ad altre realtà, a realtà diverse da sé. Questo è, come dire, la prima funzione dei termini del linguaggio. Noi abbiamo i termini perché sarebbe un po' complicato in una discussione portare le cose invece dei termini. Allora noi utilizziamo dei segni che ci rinviano ad altro. Perfetto. Allora io dico il bicchiere verde e va bene. Però io posso anche dire che l'uomo è un animale razionale. Qui noi ci possiamo chiedere le condizioni di verità di questo enunciato, l'uomo è un animale razionale, sono le stesse dell'enunciato il bicchiere è verde, oppure questo bicchiere è verde, e qui già comincia a essere, perché se l'enunciato funziona nello stesso modo, questo secondo, l'uomo è un animale razionale, di come funziona questo bicchiere verde, allora l'uomo in qualche modo deve essere una realtà esso stesso, come è una realtà il bicchiere. Ma è evidente che l'uomo del quale stiamo parlando non è un uomo particolare, anche perché appunto se l'uomo è un animale razionale, questo è vero di ciascun uomo, quindi di ciascun essere umano, quindi è vero di ciascuno di noi. Però l'enunciato propriamente non è chiaro, cioè non sembra stia parlando di ciascuno di noi, anche perché parla di ciascuno di noi, degli uomini che ci hanno preceduti e di quelli che ci seguiranno. Quindi ci sta forse parlando di un'altra realtà che non è sensibile, ma è puramente intelligibile e che in qualche modo è collegata alla realtà sensibile con la quale facciamo i conti quotidianamente. E poi prendiamo anche un altro enunciato e noi diciamo: che cos'è l'uomo? L'uomo è una specie. Mettiamo che noi diciamo l'uomo è una specie naturale. E quando dico l'uomo è una specie naturale, qui chiaramente, perché se io dico l'uomo è un animale razionale, in un certo senso uno può dire ma è una formula che noi adottiamo, però vorrebbe dire che ciascun essere umano è un animale razionale. Ma non c'è un uomo in generale che una natura umana che in qualche modo sia connessa con l'animalità e la razionalità, ma noi vogliamo semplicemente parlare dei singoli uomini, però lo facciamo con una formula che li abbraccia un po' tutti per una questione, vorrei dire, di economia del pensiero e dell'espressione, e questa è una posizione tipica dei nominalisti, cioè di autori come Occam. Però se io dico l'uomo è una specie, o l'uomo è una specie naturale, e qui le cose non possono più funzionare nello stesso modo. Perché? Perché se è vero che ciascun uomo, quindi che ciascuno di noi qui presenti virtualmente in questa aula di Teams, che ciascuno di noi è un animale razionale, è assolutamente falso che ciascuno di noi sia una specie. E allora, se io dico l'uomo è una specie, di cosa sto parlando? E peggio ancora,
E se dico che l'uomo, o meglio, non dico che l'uomo, dico uomo, lo dico, non lo scrivo, perché se noi dovessimo scriverlo in italiano dovremmo usare allora degli accorgimenti che ci fanno capire. Ma se io dico uomo è bisillabo, è chiaro che non sto parlando né dell'uomo ammesso che ci sia come natura umana. Che senso avrebbe dire che la natura umana è bisillaba? È privo totalmente di senso, non solo è falso, ma è privo di senso enunciato così. Non sto neanche parlando di noi singoli uomini, nessuno di noi è bisillabo, che vuol dire? E però il linguaggio mi consente di fare questo. Quindi il linguaggio è un po' strano, perché ci consente di parlare, sembra, di cose molto differenti. Sicuramente è fatto per parlarci degli oggetti materiali o degli oggetti corporei che, come dire, compongono la realtà del mondo sublunare. È fatto principalmente per quelli. È un sistema di segni che ci serve per rinviare appunto alle cose che stanno fuori di noi. Però ci permette anche, forse, di parlare di un'altra realtà alla quale magari abbiamo accesso, ma solo con l'intelletto, che è una realtà intelligibile. E allora bisogna capire se c'è anche questa possibilità insita nel linguaggio, che cosa sia questa realtà intelligibile e che rapporti abbia con la realtà sensibile. Anche perché probabilmente, questa è l'intuizione di fondo dalla quale molti autori medievali, i realisti in genere, muoveranno, sono i rapporti che ci sono tra le cose reali che poi, per così dire, condizionano e caratterizzano i rapporti tra i termini. Se io posso dire che Socrate è uomo, può essere solo perché c'è un qualche rapporto tra questa entità qui, ora, presente, che è Socrate, e quest'altra entità più problematica, sicuramente soltanto intelligibile, perché nessuno di noi credo l'abbia mai vista, ci abbia mai parlato, l'abbia mai toccata, che è l'umanità. E non solo, il linguaggio ci permette anche un'altra cosa, e cioè ci permette di parlare di se stesso. Quindi questi segni possono che nascono per stare per e quindi rinviare alle cose esterne materiali, ci permettono anche di parlare forse di una realtà intelligibile alla quale abbiamo accesso solo con la mente, e anche di parlare di se stesso. E in effetti, tra le arti del trivio c'è la grammatica. La grammatica prevede un uso, se volete, particolare dei termini del linguaggio comune, perché è un uso fatto ad hoc per permetterci di parlare dei termini stessi. Quando noi scriviamo un trattato di grammatica, utilizziamo il linguaggio per parlare del linguaggio. Lo vediamo da un certo punto di vista, ma poi allora, questo è un termine, questo è un nome, questo è un verbo, questo è un aggettivo, questo è bisillabo, questo è composto da sei sillabe e via discorrendo. Beh, se noi possiamo costruire un linguaggio di questo tipo, quello della grammatica, e la grammatica è una disciplina, questa disciplina può essere insegnata, eccetera, beh, vuol dire che il linguaggio ha anche questa flessibilità, non solo nasce ed è fatto per parlarci del mondo esterno sensibile, cioè di oggetti concreti, materiali, ma anche di un mondo puramente intelligibile e anche di se stesso, perché ci permette anche di parlare dei termini e di altre componenti del linguaggio stesso, anche delle proposizioni e così via. Ora, sistematizzare tutto questo e la sistematizzazione di questa serie di problemi e di queste intuizioni si ha nella serie di teorie che prendono il nome di teorie della supposizione. La supposizione è per l'appunto questa peculiarità che hanno i termini, principalmente i termini che fungono da soggetto nella proposizione, che stanno come segni per qualcosa di altro da sé, ma vediamo, ma anche per se stessi, perché, e che quindi hanno diverse possibilità di stare per, e possono stare per entità molto differenti tra loro, che hanno, per così dire, statuti ontologici differenti. Allora, lo studio, ecco, di
questo nodo problematico dà vita alle teorie della supposizione. E a quella che è stata, a partire da Pietro Ispano, Guglielmo di Sherwood, e poi a seguire con Occam, Barley, fino a Wycliffe e Paolo Veneto, stiamo parlando di autori così che Buridano, per carità, nel tempo, cioè diciamo dal seconda metà del XIII, tutto il XIV secolo, con Paolo Veneto arriviamo agli inizi del XV secolo, diciamo, una serie di teorie che ci spiegano per l'appunto questo diverso funzionamento e questo diversi livelli di realtà ai quali un termine linguistico può rinviare. E abbiamo così la formulazione di quella che si chiama la teoria della supposizione. Diciamo che anche qui ogni autore poi ha la sua, se volessimo metterci lì a spaccare il capello in quattro, nessuna teoria è propriamente identica a nessun'altra, ognuno sviluppa delle cose differenti, però grosso modo diciamo che tutti accettano una tripartizione. In realtà non si arriva subito a questa tripartizione, di solito c'è una bipartizione che poi dà luogo a una tripartizione, però questo lo possiamo ignorare ai fini pratici, altrimenti vi devo introdurre troppe altre cose, ormai credo di avere solo un quarto d'ora. Ma diciamo c'è una tripartizione, che è un po' quello che abbiamo visto, no? Allora, quando i termini vengono usati per indicare, per riferirsi agli oggetti concreti, sensibili, allora hanno quella che si chiama supposizione personale. Cioè un termine in un enunciato, il termine che funge da soggetto in un enunciato, ha supposizione personale quando mi rinvia agli oggetti concreti che compongono la realtà sensibile. Allora, questo bicchiere è verde, l'espressione questo bicchiere rinvia a supposizione personale perché rinvia a un oggetto della realtà, un oggetto concreto, e la realtà è quella sensibile. Poi quando io dico però l'uomo è una specie, allora a che cosa rinvio? Teniamo presente che per un medievale, istintivamente vorrei dire, da questo punto di vista assomigliano un po' ai positivisti logici del XX secolo, se il soggetto di un enunciato non rinvia niente di reale, l'enunciato è falso. Allora, se io dico l'uomo è una specie e non sto rinviando a niente, perché l'uomo non c'è, e perché nessuno di noi è una specie, allora l'uomo è una specie, che tutti assumono come un enunciato vero, dovrebbe essere a rigore di termine un enunciato falso. Quindi a quale realtà rimanda? E qui abbiamo la prima grande distinzione tra realisti e nominalisti, cioè ci sono i logici, metafisici, che dicono l'uomo è una specie, il termine uomo, homo est species, rinvia in questo caso, non può avere supposizione personale, perché sennò sarebbe falso l'enunciato. Quindi se noi assumiamo che l'enunciato sia vero, dobbiamo chiedere che supposizione ha. Allora avrà supposizione simplex, cioè semplice, rinvierà a una realtà formale che è puramente intelligibile e che in un certo senso si trova al di là e prima delle collocazioni spazio-temporali, però è una realtà che è collegata strettamente, perché rappresenta il cuore metafisico della realtà di, e quindi è collegata strettamente agli oggetti concreti sensibili, perché questa realtà puramente formale e astratta, l'umanità, è il cuore metafisico di questi oggetti concreti sensibili.
E quindi quando io dico l'uomo è una specie, mi riferisco a questa realtà, l'umanità, in quanto calata, in quanto strettamente connessa con oggetti concreti, singolari, quelli che noi chiamiamo uomini. Questa è l'interpretazione dei realisti, cioè di coloro i quali ammettono l'esistenza di nature comuni. Se non l'ammettessero, un enunciato come l'uomo è una specie, dovrebbero sostenere che è falso, ma questo è un enunciato che tutti accettano banalmente e tranquillamente come vero. Quindi, come fare? Questo è un modo per salvarlo. I nominalisti, cioè quelli come Occam, i quali rifiutano l'esistenza, in un certo senso, di realtà astratte, generali, che siano collegate con le realtà concrete e sensibili, quindi che negano l'esistenza di nature comuni, forme astratte come l'umanità, eccetera. Che cosa fanno? Fanno un'altra cosa. Vedete, per un medievale, mentre l'enunciato, Socrate è un animale razionale, e Socrate ha supposizione personale. Se io dico l'uomo è una specie, ha supposizione semplice, e sta quindi per le nature formali astratte. E Occam deve farlo stare per qualcosa, perché anche Occam ammette che l'uomo è una specie, sia un enunciato vero, ma non può stare per qualcosa che non c'è, altrimenti l'enunciato diventerebbe falso, e dice, beh, guardate, sta per qualcosa che puramente mentale, e cioè sta per il segno mentale che è associato al segno vocale o scritto uomo. C'è un segno mentale, cioè c'è anche un concetto, un qualcosa nella nostra mente che viene associato al termine scritto o vocale. Questo qualcosa nella nostra mente che viene associato al termine scritto o vocale è ciò a cui si rimanda negli enunciati come un uomo una specie, cioè quegli enunciati che hanno termini come specie, genere, differenza, proprio, individuo, genere generalissimo, eccetera, come predicato. E questa è per Occam la supposizione semplice. La chiama nello stesso modo degli altri, ma è qualcosa di totalmente diverso. Vedete, se noi teniamo presente che per un medievale, tutti i medievali, sia i nominalisti che i realisti, enunciati come l'uomo è una specie, homo est species, sono enunciati che hanno a che fare con la logica, perché nozioni come specie, genere, differenza, proprio, individuo, singolare, universale, eccetera, sono nozioni di logica, allora ci rendiamo conto che per un realista, alla fine, la logica tratta di realtà che sono nel mondo, mentre per un nominalista, alla Occam, la logica tratta di, mettiamo così, attività della nostra mente, quindi ha a che fare piuttosto con il modo in cui noi segmentiamo e categorizziamo la realtà, piuttosto che con la realtà stessa. Quindi, perché per tutti i medievali, Socrate è un uomo, appartiene alla filosofia, dove per filosofia potete intendere quella che noi chiameremo filosofia e quella che oggi noi chiameremo scienza, perché la filosofia naturale, cioè la scienza, fa parte della filosofia. Quindi, quando un termine è in supposizione personale, noi ci stiamo muovendo nell'ambito delle scienze tradizionali. Quindi o facciamo medicina, o facciamo fisica, o facciamo biologia, o anche facciamo metafisica, va bene? Quando però io dico l'uomo è una specie, facciamo logica per tutti. Ma la logica dei realisti alla fine viene comunque strettamente connessa alla realtà, perché essere una specie, essere un genere, essere un individuo hanno a che fare con la logica, ma la logica quindi dei realisti è qualcosa di connesso con la realtà, quindi in qualche modo è dipendente dalla realtà, quindi logica e ontologia o metafisica, non stiamo a fare le distinzioni che si fanno oggi tra metafisica e ontologia, diciamo, facciamo finta che per i medievali, che tra l'altro usano metafisica, non usano ontologia, lo sapete, è un termine che arriva molto alcuni secoli più tardi, sono tutt'uno come discipline, appunto, non avendo neanche una distinzione terminologica, non hanno
ancor meno hanno una distinzione di altro tipo, concettuale. Allora, hanno a che fare con la realtà. Per i nominalisti no, cioè hanno a che fare con modalità del pensiero. E poi l'ultima forma di supposizione, che si chiama materiale, è quella tipica della grammatica, quando cioè il linguaggio si serve per parlare di se stesso. Homo est bisillabus e homo ha supposizione materiale, cioè non sta per qualcosa di diverso da sé, ma sta per se stesso. È lo stesso termine, homo, sia che venga pronunciato, sia che venga scritto, che è bisillabo. Quindi il termine, che è un segno, non è segno di qualcosa di diverso da sé in questo caso, ma è segno di se stesso. Vi risparmio tutte le discussioni che si possono fare, perché il tempo, come si dice ora, ruit, il tempo scorre velocemente, sul fatto dell'uso type o token, perché allora cioè, si possono fare tutta una serie di considerazioni anche complesse su questo, però saltiamolo a pie pari, però ecco, ci siamo, e quindi abbiamo un'altra disciplina, abbiamo la grammatica che ci serve per parlare del linguaggio. Quindi ecco che per i medievali avviene questa costruzione, che in un certo senso è così. Abbiamo, come dire, le discipline scientifiche che ci consentono di parlare della realtà. Il linguaggio permette di accedere alla realtà, e quando il linguaggio è in modalità accesso alla realtà, la supposizione che ha il termine che funge da soggetto in un enunciato deve essere quella personale, perché deve stare per gli oggetti sensibili che sono nella realtà. Poi abbiamo una dicotomizzazione, perché poi abbiamo la logica. La logica, per i realisti, in qualche modo è anch'essa una forma di accesso alla realtà, ma considerata da un punto di vista particolare, non in se stessa, però questo, ma nella sua relazione, nel suo rapporto con la nostra mente. Barley, che è un realista, dirà che la logica ha a che fare in realtà in un certo senso con le intenzioni seconde, cioè con termini come specie, genere, individuo, eccetera. Perché? Perché si parla sempre della realtà, ma la si vede e la si considera da un punto di vista particolare. Il rapporto che la realtà ha con la nostra mente. Quindi in quanto è oggetto di conoscenza per noi uomini. Però la realtà, perché? Perché i realisti accettano un doppio livello di realtà, una realtà sensibile e una realtà intelligibile. Questa realtà intelligibile è fatta da entità generali astratte e in qualche modo quel tipo di realtà del quale noi parliamo, sì, quando facciamo metafisica, ma anche se da un punto di vista differente, cioè non in quanto la consideriamo di per sé stessa, ma in quanto la consideriamo in relazione a noi, nella logica. Per Occam questa realtà intelligibile non c'è, e quindi direttamente di cosa parliamo? Parliamo di noi, cioè del modo in cui noi pensiamo la realtà esterna. Ordiniamo la realtà esterna. E infine, quindi, vorrei dire, scienza, filosofia, logica, da una parte metafisica, dall'altra logica e linguaggio, e poi grammatica, cioè poi il linguaggio lo possiamo anche usare per parlare del linguaggio stesso, e in quel caso facciamo grammatica e utilizziamo la supposizione materiale. Queste teorie, allora, quando noi abbiamo fatto queste tre distinzioni, questa tripartizione, siamo appena all'inizio. Le teorie sono poi molto complesse, ci sono ramificazioni, divisioni, suddivisioni, e vengono fuori allora le diversità poi tra un autore e l'altro, anche tra autori che appartengono, diciamo così, alla medesima corrente di pensiero. Di queste, diciamo così, non è possibile render conto, però è molto interessante, sono molto interessanti queste teorie, perché in qualche modo i medievali, tardo medievali, sono stati i primi a riflettere sistematicamente, a provare ad elaborare delle teorie coerenti, nelle quali cioè ci fosse
fosse messo a problema il rapporto tra il linguaggio in generale e la realtà. E questo rapporto tra il linguaggio e la realtà viene comunque in qualche modo fatto mediare dal pensiero. E quindi si costruiscono poi delle teorie semantiche anche raffinate, sebbene anche farraginose per certi versi. Perché, diciamo, da questo punto di vista, quando Frege costruisce l'ideografia, quindi, vabbè, il linguaggio di... non so se qualcuno di voi ha mai avuto modo di vedere le notazioni dell'ideografia, quelle escogitate da Frege, sono impossibili, cioè mancano totalmente di chiarezza, e a quel punto era meglio usare il latino come facevano i medievali, sicuramente, perché, questo, in questo caso forse PowerPoint sarebbe stato utile, perché avrei potuto farvi vedere una pagina dell'ideografia di Frege, però... Ma non so se ce l'ho qualche... Vabbè, forse se cerco nella libreria qui lo trovo. È una cosa impossibile. Però, allora, graficamente è impossibile di una pesantezza. Però, ritradotto in un linguaggio che poi quello che userà Russell, eccetera, gli altri, meno barocco, e rappresenta una semplificazione. Perché ci sono i termini... vengono definiti, viene definito l'uso di ciascun termine, e poi ci sono stringhe molto brevi, molto corte, eccetera, che permettono di dire tante cose. Invece col linguaggio comune quotidiano avremmo dovuto scrivere mezze pagine per volta. Però i medievali non ce l'hanno, ma elaborano comunque, provano ad elaborare qualcosa che aspira un po' a quello, cioè avere... costruire un linguaggio tecnico, che è quello della supposizione, che ci permette di riflettere e di determinare e di spiegare come funziona il linguaggio nel suo rapportarsi alla realtà, intendendo per realtà tutta la realtà, cioè una realtà che comprende non solo le cose che sono oggetto della significazione da parte dei segni, ma i segni stessi che utilizziamo per riferirci, rimandare e parlare delle cose, perché i segni che utilizziamo per parlare delle cose li possiamo utilizzare anche per parlare di se stessi. E questo sembra una cosa banale, ma è stato un contributo notevole per la chiarificazione concettuale. Poi non è di lì che si sono sviluppate le teorie, ma è sicuramente tutto questo è servito per diciamo così, fare chiarezza concettuale. E non per nulla un autore come Leibniz queste cose, queste teorie le conosceva bene, e rappresentano lo sfondo poi delle sue personali elaborazioni e dei suoi e degli sviluppi che lui ha saputo introdurre per quello che riguarda sia la metafisica, la filosofia in generale, che la logica. E direi che con questo possiamo considerare chiusa questa, diciamo, la mia esposizione. E ora sono così a vostra disposizione invece per rispondere a eventuali domande. Grazie al professor Conti per questa chiarissima lezione, che sicuramente sarà utilissima ai nostri studenti per muoversi all'interno di un terreno che poi, quando si fanno gli esami, è sempre assai delicato, la teoria della supposizione. Delle categorie, siccome il collega Conti ha subito iniziato la sua presentazione, non ho neanche avuto il tempo di presentarlo e nel ringraziarlo per aver accettato il nostro invito, vorrei semplicemente dire che, come si è chiaramente capito, non solo uno storico della filosofia medievale dei più noti, ma uno specialista proprio della logica medievale, della tradizione dell'isagoge e delle categorie, e anche diciamo del dibattito fra realisti e nominalisti, o comunque li vogliamo chiamare, ma insomma coloro che non accettano una posizione di tipo realista,
e ha dato contributi rilevanti su grandi autori del 300 che hanno avuto, diciamo, un ruolo fondamentale nel dibattito su questi temi, Ockham, Wycliffe, Barley, eccetera. Io immagino che ci siano un po' di domande, di curiosità, quindi chiederei agli studenti e anche ai colleghi che sono presenti se hanno delle domande da fare. Siccome so per esperienza che bisogna sempre dare qualche secondo per meditazioni al riguardo, io chiederei a Sandro Conti di aggiungere qualche elemento a una cosa molto interessante che lui ha fatto, cioè questo confronto anche fra, come dire, la logica medievale e ciò che la logica poi è diventata da Frege in avanti, perché mi sembra un punto molto interessante la tua sottolineatura del fatto che, appunto, al di là della notazione del linguaggio specifico più o meno felice adottato da Frege, diciamo, la differenza forte della logica medievale è che pur sempre una riflessione sul linguaggio comune che viene in qualche modo tecnicizzato ma che resta il linguaggio, diciamo così, naturale. Quello che ti volevo chiedere è se e in che misura tu pensi però che, diciamo, riprendendo uno spunto che è del tuo intervento, alla fine del tuo intervento, in realtà rispetto al punto di partenza aristotelico, nel Medioevo, come dire, si siano fatti notevoli passi avanti anche nel trattamento di questo linguaggio che certo è il linguaggio comune ma che viene progressivamente tecnicizzato. Diciamo dall'uso di simboli, diagrammi, eccetera, che si trovano nei testi logici, fino a qualche cosa, ma qui mi rendo conto che il campo sarebbe un altro e sarebbe molto ampio e anche molto tecnico, fino alla tradizione delle cosiddette calculaciones, dove il tentativo di una qualche formalizzazione dell'analisi logica o logico-matematica sembra emergere, anche se poi c'è ovviamente un problema di equivocità di molti dei termini tecnici che loro usano. Però ecco, forse, diciamo, potrebbe essere utile una qualche tua riflessione su questo tema per mostrare come, diciamo, per quanto riguarda quell'arte del trivio a cui è dedicato l'incontro di oggi, la logica, si veda molto molto chiaramente come la cultura medievale, partendo da, come dire, un canone di testi che è quello aristotelico, poi sia molto presto andata molto oltre, affrontando problemi nuovi oppure riformulando in termini nuovi i problemi già presenti da Aristotele. Allora, provo a dare una risposta, diciamo così, in tempi contenuti, perché non è... alla fine del Medioevo, soprattutto in ambito inglese, assistiamo a delle novità, in un certo senso, che appunto Luca parlava dei calculatores, eccetera. In che senso sono delle novità? Nel senso che... non tanto o non solo per questioni che riguardano l'analisi del linguaggio e la semantica, ma per questioni che riguardano anche quelli che per i medievali sono problemi di natura fisica, cioè che riguardano la filosofia della natura, c'è stata però una tensione di questo tipo. Si è cercato di formalizzare il linguaggio e di introdurre delle notazioni e soprattutto di introdurre un modo di ragionare che in qualche misura provasse a ricondurre differenze qualitative a differenze quantitative. Questo tentativo è stato un tentativo che il XIV secolo, e poi soprattutto il XV, hanno fatto con grande serietà e con grande determinazione. E se volete, sempre ragionando un po' così, diciamo, in termini approssimativi, però di approssimazioni accettabili, l'idea della caratteristica universalis leibniziana è connessa a elaborazioni di quel tipo. Perché? Perché i medievali a un certo
allora vedete, questo è un discorso che principalmente è legato a due cose. All'analisi quantitativa delle proposizioni, perché la logica aristotelica prevede che gli enunciati siano o enunciati singolari, Socrate è un uomo, o particolari, qualche uomo è bianco, o universali, tutti gli uomini sono animali, o indefiniti, l'uomo è un animale razionale. Ora, la sillogistica come tale ha a che fare soltanto con enunciati, teoricamente, enunciati particolari e universali, cioè qualche uomo è bianco, qualche uomo non è bianco, tutti gli uomini sono animali, nessun uomo è una pianta. E sui rapporti che queste quattro tipi di proposizioni hanno tra di loro, da un punto di vista puramente formale, cioè indipendentemente da che cosa dicano, ma che tipo di rapporti abbiano. Ora, questo pone dei problemi perché quando noi accettiamo o adottiamo il punto di vista che i medievali adottano quando elaborano la teoria della supposizione, cominciamo ad avere dei problemi quando dobbiamo affrontare le condizioni di verità di enunciati come gli enunciati universali, negativi soprattutto, perché quelli, cioè nessun uomo è una pianta. Uomo lì per cosa sta? Tutti gli uomini sono animali, ma come funziona? E vedete, qui ci sono dei problemi un po', cioè quali sono le condizioni di verità di un enunciato come tutti gli uomini sono animali? Allora, quando noi cominciamo a formulare questo tipo di problemi, e la teoria della supposizione richiede che si formulino, cioè che si sollevino questi problemi, ci accorgiamo che c'è poi la necessità di arrivare ad avere delle formulazioni di tipo quantitativo per tradurre differenze che sono alcune quantitative, ma altre qualitative. Non so, la differenza tra una universale e una particolare di tipo quantitativo, ma tra una affermativa e una negativa di tipo qualitativo. Ora, quali sono le condizioni di verità degli enunciati positivi e di quelli negativi? È un enunciato universale, che tipo di supposizione ha il termine che funge da soggetto in un enunciato universale negativo? Cioè, questo crea dei problemi. Allora, questo da una parte. Dall'altra, la riflessione su cose come l'intensità delle forme, cioè i problemi di soprattutto intensio e remissio formarum, cioè il fatto che noi all'interno, diciamo, di una stessa, normalmente il gioco si fa con i colori, all'interno di un certo tipo di colore, diciamo il rosso, io poi non sono in grado di distinguere i colori, quindi non vi posso fare nomi di rosso, però diciamo ci sono diversi tipi di rosso con diversa intensità. Allora, sono tutti rosso. Il problema è, e se lo pongono i realisti, benissimo, se una cosa è rossa è perché la forma del rosso, la rossità, non lo so come la volete chiamare, è presente in quell'oggetto. Ma, dunque, vediamo un po', adesso ho detto rosso, questa è una penna, forse, e questo è un bicchiere. Allora, questi due oggetti sono rossi. Sono rossi. Vedete che hanno, come dire, una intensità di colore differente. Allora, il problema diventa: c'è in tutti e due la stessa forma del rosso, ma questa forma del rosso ha un'intensità diversa, o sono due forme distinte di rosso? Questo, diciamo, se questo, diciamo, comparando due oggetti, la cosa ha più senso se noi parliamo di cambiamenti per i quali un oggetto cambia sfumature di colore e diventa, non lo so, da un colore passa
verso un altro. Non lo so, mettete un metallo e lo fate riscaldare, non lo so, alla fine, no, quando aumenta molto il calore, si dice il calore bianco perché prende un colore bianco, quindi va verso il bianco. Ma allora, questo cambia una forma, cambia la forma o cambia, c'era sempre la stessa forma, ma questa forma cambia di intensità, per cui una stessa forma si presenta differentemente perché ha gradi di intensità differenti. E se ha gradi di intensità differenti, come possiamo misurarli, come possiamo... Allora, io non ho studiato questi temi approfonditamente, avevo letto qualcosa in proposito su Paolo Veneto, che aveva una teoria basata su 8 diversi gradi, cioè praticamente il gioco lo fa con i colori, e i colori sono ovviamente i due grandi colori calcistici, cioè il bianco e il nero, non ci sono altri colori calcistici, e quindi i medievali che cioè, avevano letto e studiamo le profezie, tutte queste cose, cioè, insomma, la teologia serve per questo, e avevano capito che i grandi colori sono il bianco e il nero, e da queste gradazioni di bianco e nero loro avevano elaborato una teoria. Allora, secondo Paolo Veneto, in pratica questa c'è un'intensità della stessa forma, intensità che aumenta o diminuisce a secondo della presenza della forma opposta, per cui c'è complementarietà tra il bianco e il nero. C'è un grado, allora lui fa 8, grado 8 di bianco, grado 0 di nero, fino a grado 0 di bianco, grado 8 di nero. E quindi se una scende, l'altra sale. Se una sale, l'altra scende. Sono complementari, la somma deve essere sempre 1. E così poi elabora tutta una serie di teorie su questo, che vabbè, poi lasciano un po' il tempo che trovano, diciamoci la verità, però sono interessanti, come tutte le discussioni su incipit e desinit, cioè quando è che una cosa entra, una forma entra e fa parte della realtà di un oggetto sostanziale, e quando poi ne esce, e quindi quell'oggetto cessa di possedere quella proprietà. E ci sono tutta una serie di discorsi che richiedono un passaggio da una fisica qualitativa, quale quella aristotelica ancora sostanzialmente, a una fisica quantitativa, cioè qualcosa che noi possiamo esprimere numericamente e della quale possiamo, in fin dei conti, raccontare o fare delle predizioni sfruttando, per così dire, in una maniera ancora molto elementare e rozza, i numeri. E quindi è questo che, diciamo, porta, spinge verso una quantificazione del linguaggio tecnico, sia del linguaggio tecnico della filosofia naturale, sia del linguaggio tecnico della logica. E lì appunto ci sono tutte queste teorie che vengono elaborate in Inghilterra dai calculatores e che in qualche modo preparano il terreno, sono l'humus dal quale poi verranno fuori, ecco, una teoria come quella della caratteristica universalis leibniziana, cioè una sorta di linguaggio qui formalizzato, molto tecnico e formalizzato, che ci permette praticamente di risolvere ogni problema, perché si tratta di ritradurre tutti i vari problemi e le questioni che ci affliggono all'interno di questo linguaggio. Se poi noi questo linguaggio lo rendiamo rigoroso, possiamo, semplicemente applicando le regole del linguaggio, trovare poi le soluzioni dei problemi che abbiamo. E questo, diciamo che il XIV secolo e il XV secolo, i medievali hanno dato una spinta potente in questa direzione. Poi, diciamo, non è che tutto sia stato sviluppato adeguatamente, che se, però insomma si pongono questo tipo di problemi e provano a elaborare qualcosa che consenta questo passaggio. Non lo operano questo passaggio, però diciamo cominciano a sentirne l'esigenza e a fare dei tentativi in quella direzione. Questo è, mi sembra particolarmente significativo. Tra l'altro poi bisogna anche dire che all'interno delle teorie come la suppositio e le teorie delle proprietà testerminorum, i medievali, chi più chi meno, ma quelli che, diciamo, i più bravi, quelli più
adesso usiamo questa terminologia impropria, ma quelli più intelligenti riescono, perché poi ci sono quelli che sono un po' meri, sono tanto dei ripetitori, però insomma gente come Occam, Barley, Buridano, Wycliffe, eccetera, e loro hanno dato un contributo anche, diciamo così, molto più personale, ma riescono a, in qualche modo, in un linguaggio che è meno rigoroso, sicuramente, con una consapevolezza che non è paragonabile a quella di uno, un pensatore come Frege, quindi non con la stessa consapevolezza, non con la stessa chiarezza, non con lo stesso rigore, però con una lucidità apprezzabilissima, riescono a riformulare certe distinzioni che poi ritroviamo formulate con maggiore consapevolezza e con maggiore chiarezza in un autore come Frege. Cioè, ad esempio, i medievali riusciranno, questi medievali, tardo medievali, riusciranno distinguere abbastanza chiaramente, e la teoria della supposizione ne è una dimostrazione, tra il senso, o quello che noi potremmo chiamare il senso o significato di un termine, da quello che noi potremmo chiamare il riferimento di un termine. Quando si parla di supposizio, normalmente si parla di riferimento, ma quando i medievali elaborano, accanto alla teoria della supposizio, come presupposta dalla teoria della supposizio, la teoria della significatio, elaborano una teoria che è sia del riferimento, ma soprattutto una teoria del significato dei termini. Significato nel senso del sin freghiano e riferimento nel senso della bedoitum freghiana. Barley è in grado di dire che una cosa è quando un termine viene una cosa viene appellata, cioè, e un'altra è quando viene significata. Appellare vuol dire dare il nome, e soltanto gli oggetti concreti e sensibili possono avere appellazione, mentre gli enti astratti hanno piuttosto significazione, e quindi ci sono distinzioni di questo tipo. Poi però ci sono molte ambiguità, per esempio il termine significatum uno lo trova usato tanto per il riferimento quanto per il senso o significato freghiano, e questo crea invece una confusione. Ma ci sono dei momenti e dei contesti nei quali è chiaro che appunto quelli più in gamba tra gli autori medievali queste distinzioni in qualche modo le hanno presenti, perché le utilizzano proprio per risolvere dei problemi concreti. Anche la teoria della supposizio viene usata per risolvere problemi di varia natura. Un uso molto interessante lo fa, e direi molto precocemente, perché Tommaso Satto, e quindi stiamo in un commento alle categorie, stiamo parlando degli anni 1270-1280 al più tardi, in cui per risolvere un certo problema, cioè com'è che da l'uomo è un animale, l'animale è un genere, non possiamo concludere che l'uomo è un genere, oppure che da Socrate è un uomo, l'uomo è una specie, non possiamo concludere che Socrate è una specie. E lui dice, c'erano altri modi insomma per risolverlo, lui è il primo che utilizzi la supposizione, dice perché qui e qui i termini nelle premesse hanno supposizione differente, e se un termine nelle premesse ha supposizione differente, allora da quelle premesse non si può concludere niente, perché abbiamo una sorta di quaternio terminorum. Cioè, si sa che se ci sono quattro termini, cioè soggetto e predicato, non c'è il termine medio, cioè un termine che ricorra sia nella prima che nella seconda delle premesse, non c'è il sillogismo. Però i medievali, con la teoria della supposizione, eccetera, arriveranno a comprendere che questo non è sufficiente, perché anche se, per esempio, uno stesso termine funge da soggetto in entrambe le premesse, ma ed il termine è lo stesso, ma a supposizione differente nelle due premesse, non se ne può concludere una conclusione, perché è come avere quattro termini invece che tre. E quindi, voglio dire,
ci sono poi applicazioni di vario tipo della teoria della supposizione anche in contesti differenti, anche in contesti logici, e nei quali effettivamente poi, cioè, si dà un vero contributo e si, come dire, si precisano ulteriormente cose che Aristotele aveva lasciato, per così dire, in sospeso. Non so se questa risposta sia sufficiente, probabilmente un po' corta, ma insomma, diciamo che il tempo è tiranno. No, beh, il tema è ovviamente amplissimo, ma mi sembra che sia estremamente ricca e anche ha introdotto degli elementi ulteriori per quanto riguarda la teoria della supposizione. Chiedo se ci sono altre domande o commenti, ben inteso non sui colori calcistici, perché qui, diciamo, potrebbe nascere un dibattito troppo vivace. Ci sono osservazioni, commenti? Stefano, ecco. Prego, Stefano. Allora, intanto grazie a Sandro e davvero per quello che è riuscito a dirci in poco tempo, avendo in realtà un piccolo contenitore nel quale far stare qualcosa di infinito. E, peraltro, a proposito di colori sacri, è valsa la pena non andare a San Siro, dove io sarei andato regolarmente insieme agli altri 5.000 ammessi per ascoltarlo, quindi per altri colori ovviamente decisamente più efficaci, ma ora ho capito che tu hai anche difficoltà nel distinguere i colori, quindi questo forse giustifica la tua scelta al ribasso calcistica. solo una delle tante cose di cui mi piacerebbe sentirti parlare nei limiti del tempo che abbiamo. Io, in maniera molto meno efficace di te, quando mi capita di cercare di spiegare nominalismo e realismo e la supposizio, spesso uso il riferimento ai diversi modi di interpretare la parola chiesa, no? E quindi a come i due diversi modi di concepire la supposizio di ecclesia ovviamente fanno poi riferimento a due modelli di ecclesiologia molto diversi. Ma più in generale ho trovato sempre molto interessante, vedo che interessa agli studenti, applicare questo tema, il tema della supposizio, a tutte le persone fittizie, cioè a tutte le persone giuridiche, no? Non solo alla Chiesa, ma dal singolo capitolo alla corona. Io, come sai, ho da sempre una predilezione per i temi politici. Per esempio, il diverso modo di concepire la supposizio del termine corona poi porta anche a concezioni profondamente diverse, per esempio della continuità dinastica. Volevo sapere se hai voglia di dirci qualcosa su questo, magari anche di qualche esempio particolare che hai trovato più interessante di altri, perché mi sembra sempre che sia anche un modo bello per far capire ai ragazzi quello che magari è un pregiudizio mio più che loro, cioè che questi temi sono temi molto meno astratti di quanto possa sembrare e poi abbiano delle ricadute sulla vita degli individui e delle comunità molto forti. Ti ringrazio per la domanda. Devo dire che, allora, l'esempio più immediato, tipico di applicazioni di teorie della supposizio a problemi di questo genere sono le teorie di Occam. Cioè, dunque, mettiamola così, l'incapacità, mettiamola in questi termini, se non è un giudizio di valore, è una semplice constatazione, l'incapacità occamista, di Occam, di concepire qualcosa come entità astratte, lo porta a tutta una serie di argomentazioni che possono essere costruite soltanto all'interno della sua peculiare concezione della realtà per giustificare certe sue posizioni o prese di posizione di natura ecclesiologica e politica. Mi spiego. E forse, allora, citando anche per contrapposizione, citando un altro autore che, il cui pensiero politico tu conosci benissimo, e cioè Wycliffe. Allora, ad esempio, per Wycliffe ci sono dei testi di natura metafisica, non c'entrano con la politica, nei quali Wycliffe afferma chiaramente che tra le cose che sono ente, cioè che quindi hanno una qualche forma di realtà,
ci sono le comunità religiose, gli ordini religiosi e così via. Occam, cioè, il che vuol dire? L'ordine dei predicatori è qualcosa, ma ha una sua realtà che non è quella della semplice insieme degli esseri umani che noi possiamo indicare e qualificare come domenicani. Mentre per Occam è inconcepibile che ci sia un qualcosa di più o un qualcosa di diverso dai singoli francescani che si aggiunga ai singoli francescani e che dia vita alla comunità francescana. La comunità francescana e la comunità ecclesiale è rappresentata e costituita soltanto dai singoli esseri umani che noi possiamo indicare come francescani. Non c'è un di più. Per cui non ci può essere, ad esempio, tutta una serie di polemiche quelle sulla povertà, non ci può essere un ordine francescano che possiede qualcosa, perché o la possiedono tutti i francescani assieme, o la possiede alcuni dei francescani, o la possiede uno dei francescani, ma cioè una persona singola, quella. Non ci, perché l'ordine non esiste, non c'è nessuna realtà che si aggiunga a quella delle singole persone che appartengono all'ordine. Guardate, questo è un pensiero, sembra così, ma è devastante se noi lo dovessimo applicare oggi al nostro mondo. Cioè, allora, ad esempio, al di là della differenza dei colori calcistici, però avremmo difficoltà noi con le squadre. La società, no? Mettiamo... facciamo così, la società Ilvarsenal, che è la squadra locale di La Maddalena, paesino al quale io vengo quando io ero bambino, poi si è persa purtroppo e vabbè, fallita, quindi. Però ecco, la società Ilvarsenal che è sparita, ma però non ha senso dire che è sparita e che è rimasta la stessa nel tempo, perché la società era fatta dalle persone, è fatta dalle persone che ne fanno parte. E da questo punto di vista, in un certo senso, paradossalmente, se nessuno arriva a far parte di questa comunità, la comunità si estingue. Una corona come ente astratto non può esistere, non c'è, e quindi non ci può essere, cioè, non c'è continuità. Voglio dire, si può interrompere la continuità. Ora, questo pensiero, da una parte, diciamo, porta delle assurdità e noi oggi, la nostra società non funzionerebbe. Cesserebbe tutto di funzionare se noi applicassimo i criteri occamisti. Però, per dire che non sono del tutto assurdi, all'interno della Chiesa e all'interno dell'istituzione, cioè, c'è la successione apostolica. Cioè, che si ritiene sia garantita, cioè c'è qualcuno che aveva la potestà di ordinare qualcun altro, se è questa data appunto dagli apostoli in poi, cioè, e c'è stata sempre continuità, e questo è un, come dire, è un pensiero, un modo di intendere le cose occamistico. Non c'è un'entità, c'è la continuità apostolica perché, come dire, uno passa, cioè nominando, ordinando un altro, gli trasmette qualche cosa, ma se questa trasmissione si interrompesse, la Chiesa come istituzione non ci sarebbe più. Quindi non si deve interrompere, deve rimanere. E Occam ragiona così su tutto, però, ecco, pensate a voi oggi, se noi dovessimo ragionare in questi termini, vuol dire... sarebbero anche interessanti. Non so se si potrebbe pensare a delle società comuniste, senza, quindi con il partito inteso diversamente da come veniva inteso, non so, come, o con i collettivi che
Perché dobbiamo ragionare un po' in questi termini. L'ordine francescano non può possedere nulla, perché se tutti fanno il voto di povertà, non c'è nessuno che possa possedere niente. E non lo può possedere l'ordine, perché non c'è l'ordine, se non sono solo i francescani. I francescani sono l'ordine. Ma proprio non c'è un'altra realtà, neanche giuridicamente ci può essere. Cioè, sarebbe una finzione. Quello che c'è nella realtà sono soltanto le persone. E quindi questo è l'applicazione di teorie di natura metafisica e logica al mondo politico ed ecclesiologico. E hanno avuto un impatto devastante anche allora, oggi avrebbero un impatto devastante su tutto. Non so, è questo per fare un esempio. Mentre Wycliffe è esattamente il contrario, cioè per Wycliffe tutte queste cose astratte e generali sono realtà, alla pari e più degli individui che le compongono. E sono queste che danno senso agli individui. Allora, se vogliamo scherzare su questo, Occam è un anarchico individualista e Wycliffe tende allo stalinismo allo stato etico hegeliano, non lo so, lo stato viene prima degli individui, l'ordine viene prima dei componenti, dei membri dell'ordine, proprio perché è un'entità astratta e universale. Invece però l'entità astratta universale non c'è, ci siamo solo noi singoli individui e così. Vabbè. Non so, spero che è un po' poco, ma è un esempio, penso, calzante, ecco, di queste applicazioni. Grazie. Grazie. C'era Giacomo Formaseri, prego. Ecco, mi sentite? Ok, grazie Sandro della bella relazione. Mi volevo soffermare brevemente su alcuni punti che avevi già toccato, sia nella risposta a Luca che adesso nella risposta a Stefano. Diciamo così, le diverse funzioni di significazione, di riferimento, no? Per cui il progressivo passaggio al XIV secolo ai nominalisti può essere effettivamente visto come una specie di collasso progressivo della funzione della significazione sulla funzione del riferimento, no? Sì. E la domanda che ho è un po' una domanda della serie viene prima l'uovo o la gallina, per cui non so se ha una risposta effettivamente o se è anche ben formulata, nel caso la tua correzione sarà d'aiuto, ma mi stavo chiedendo se in questo passaggio la causa di questo passaggio fosse da trovarsi, come dire, in valutazioni di carattere semantico che hanno poi determinato una ricaduta, diciamo così, sull'ontologia, per cui diciamo la semplificazione progressiva dei nominalisti in ontologia deriva da una presa di posizione relativa alle funzioni di significazione di riferimento, o viceversa, se fosse una presa di posizioni in chiave ontologica che poi ha rideterminato, come dire, un cambiamento nella descrizione delle varie funzioni, delle proprietà dei termini, per cui poi un'equiparazione della teoria del riferimento a una teoria del significato. Non so se è una domanda che ha senso essere posta così o se ha una risposta, ecco. Mi sembra, allora, è una cosa che mi porto dietro da tanto tempo e volevo sapere se potevi aiutarmi, grazie. Non lo so, è una bella domanda, ma alla quale credo sia difficile dare una risposta, nel senso che credo che le due cose vadano un po' a braccetto. Allora, mettiamola in questi termini. Io credo ci siano due radici differenti che poi in qualche modo confluiscono nel nominalismo del pieno XIV secolo, cioè quello, diciamo, da un autore come Buridano in poi, non lo so, da Buridano in poi. E cioè, ce n'è una che possiamo dire fa capo a Aureoli e una che fa capo a Occam. Quella che fa capo a Aureoli è una forma di nominalismo di natura gnoseologica, cioè è un autore che tende a concentrarsi sui problemi di natura gnoseologica e tende a risolvere i problemi
metafisici, c'è questo, non c'è quello, riducendo al minimo le entità, ma appoggiandosi, facendo leva e utilizzando come strumento per, diciamo, la costruzione comunque poi di una concezione coerente del linguaggio, la teoria della conoscenza. Allora, noi conosciamo in un certo modo e il linguaggio funziona in un certo modo e non ha bisogno per funzionare di entità come le nature comuni, eccetera, perché la nostra conoscenza si forma ed è fatta in una certa maniera e questo, per così dire, esclude le nature comuni che diventano superflue. Il discorso di Occam è un discorso invece in cui mi sembra allora, siano presenti sia una concezione ontologica che una concezione semantica, ma che le due vadano a braccetto, semantica non gnoseologica. Occam tende, nonostante tutto quello che è stato scritto sul mentale in Occam, Occam tende a, alla fine, con la intellezio, la teoria dell'intellezio, tende a azzerare il mentale e a lasciare soltanto a fronteggiarsi la realtà concreta, sensibile da una parte e il nostro linguaggio dall'altra. Occam, io direi che perché tiene un po' a braccetto le due cose, la metafisica e il funzionamento? Perché un po' l'idea, mi sembra, di Occam sia un po' questa. Tutta la sua metafisica, ma anche la sua teoria semantica. Noi, però Occam credo che parta da un problema che è di natura semantica. Però questo non vuol dire che non sia collegata e connessa anche una metafisica, un'ontologia. Il problema è di natura semantica, cioè come funziona il linguaggio, come deve essere fatto il mondo perché noi possiamo avere proposizioni vere, proposizioni false, possiamo distinguere tipi diversi. Occam lo dice chiaramente in una questione del credo della dell'ordinatio distinzio 2. Fa proprio questo discorso. Occam dice: ma guardate, noi dobbiamo cercare di risolvere o di partire da questo fatto, cioè noi abbiamo dei punti fermi che sono la distinzione di cui abbiamo necessità, che è così, tra proposizioni vere e proposizioni false. Dobbiamo giustificare la nostra pretesa di conoscere il mondo e dobbiamo anche giustificare il fatto che a ragione distinguiamo tra predicazione essenziale e predicazione accidentale. Quindi ci sono rapporti diversi tra le cose. Allora, come possiamo fare tutto questo? Con un'adeguata teoria della cosa c'è nel mondo. Ma questa teoria del cosa, quindi l'origine è semantica, ma poi immediatamente la risposta è metafisica, e però ecco perché stanno a braccetto, perché per risolvere tutto questo plesso di questioni dobbiamo tenere presente un unico principio, che è quello dell'economia, il principio dell'economia nella formulazione delle ipotesi, cioè il rasoio. E quindi noi dobbiamo provare a dare una risposta a questi quesiti, spiegare com'è che la nostra pretesa di conoscere la realtà non sia assurda ma sia ben fondata, com'è che sia possibile e quindi noi siamo giustificati a distinguere tra proposizioni vere e proposizioni false, com'è che distinguiamo tra predicazione essenziale e predicazione accidentale, come possiamo fare tutto questo? Lo possiamo fare creando, diciamo così, se abbiamo un certo modello di realtà, ma questo modello di realtà deve essere costruito utilizzando il minor numero di assunzioni ontologiche possibile. Cioè, non dobbiamo introdurre per forza entità per garantire il funzionamento di certe cose, il funzionamento del linguaggio, il funzionamento della nostra conoscenza e certe cose. Quindi, ma lo possiamo fare riducendo al minimo le postulazioni ontologiche e lo dobbiamo fare in questo modo. Quindi c'è una superfluità di tutto ciò che non è strettamente necessario per garantire queste cose. E se noi le possiamo fare operando solo con il linguaggio, non abbiamo bisogno di postulare delle realtà che corrispondano a certi tipi di termini. E semplicemente dobbiamo pensare che il rapporto tra
i termini, dico, per dire, generali astratti e le entità che sono tutte concrete e sensibili sia diverso da quello dei termini concreti e singolari invece che astratti e universali. Dobbiamo quindi lavorare sulla semantica mantenendo l'ontologia al minimo. Quindi, e direi, però le due cose vanno a braccetto, non direi viene prima l'ontologia, viene prima la metafisica, viene prima la semantica. Lui parte da problemi, cioè da considerazioni di natura semantica, ma immediatamente si rende conto che per costruire una buona semantica deve costruire anche una, o per costruire una certa semantica deve costruire anche un'ontologia. Le costruisce assieme basando tutto sul principio di economia che è il suo rasoio. Poi su certe cose produce anche delle dimostrazioni di altro genere, cioè se poi uno prende, perché non dimentichiamo, l'ordinatio dovrebbe averla scritta prima della Summa Logice, poi quando arriva la Summa Logice, nei capitoli 14, 15 e se volete anche in parte il 16 e il 17 della prima parte, c'è tutta una serie di considerazioni sul e di confutazioni dell'esistenza di nature comuni e quindi diciamo degli universali reali, che è fatta mostrando la contraddittorietà della tesi della loro esistenza, perché insomma dimostra o presume di dimostrare che se queste se cose come le nature comuni esistessero, diciamo che l'affermazione dell'esistenza di nature comuni va a cozzare con certi principi logici che tutti accettano come l'identità, la differenza e altri principi logici e poi in ultima analisi anche il principio di non contraddizione. E lì vengono fuori quindi delle dimostrazioni per assurdo o dimostrazioni comunque della incoerenza di certe tesi, perché una certa tesi è incoerente con un'altra che tutti sostengono. Però mi sembra che all'inizio ci sia questa questione basilare del principio di economia, quindi il rasoio, che vale per tutto, e che il primo problema sia di natura semantica, ma immediatamente la risposta è sia col linguaggio che con la realtà. Quindi diciamo che sono nati assieme l'uovo e la gallina, ecco. O comunque in un tempo così breve che non c'è dato di distinguere chi sia arrivato prima. Grazie. C'è tempo ancora, se ce ne sono, per una domanda, direi. Quindi non so se c'è qualche ulteriore domanda, anche semplici richieste di chiarimento al professor Conti. Mi sembra che non ci siano altre richieste. E quindi io ringrazio ancora Sandro Conti per questa sua bellissima lezione, ringrazio tutti i partecipanti e noi poi ci aggiorniamo al prossimo incontro. Per quanto riguarda gli studenti, riceverete come sempre da Gigi Campi informazioni e il link per partecipare al prossimo incontro. Grazie ancora a tutti e buona serata. Arrivederci, sono io che ringrazio voi per avermi invitato e per avermi ascoltato con tanta pazienza e quindi grazie ancora a Luca, Stefano e Gigi e anche a Andrea Fiamma che, col quale abbiamo dialogato le mail eccetera, e saluto tutti ancora e ancora grazie e a presto. E in tempi più tranquilli, speriamo prima o poi di poterci Milano fisicamente di poterci incontrare di persona, perché queste cose fatte sempre al computer ormai. Va bene, arrivederci. Va bene. Grazie ancora, ciao. Ciao, ciao. Grazie, arrivederci. Ciao.